Va bene, cosa abbiamo qua? Ci è arrivato finalmente il rivelatore di monossido di carbonio. E voi vi direte perché? Perché in tanti mi avete detto: ah, bisogna stare attenti al monossido di carbonio, perché la stufa a diesel brucia il monossido di carbonio, si può morire! E allora l'ho preso, così stiamo tutti più tranquilli. Questo, come sapete, è il mio riscaldatore, detto Cinebasto, il riscaldatore diesel della Vevor, con cui ho una partnership, per cui mi raccomando, se volete acquistare questo oggetto ed altri oggetti simili, controllate il link in descrizione, perché io prendo una piccola percentuale, quindi questo aiuta il canale, e quindi vi esorto, se dovete acquistare un riscaldatore della Vevor, a usare il mio link. E ci sono anche due codici di sconto per voi: uno vi toglie il 5% sull'acquisto che fate, e l'altro vi toglie circa $10 o €10, adesso non mi ricordo bene, però controllate il link in descrizione, perché questo aiuta il canale a crescere ed è una bella cosa. Io ringrazio la Vevor per questa partnership, e adesso andiamo a vedere immediatamente questo rilevatore di monossido di carbonio che ho preso perché è meglio stare sicuri, e scopriremo tante belle cose su questo oggetto e tante cose che forse non sapete. Quindi, il pacchetto, questo l'ho acquistato su Amazon, credo, sì, l'ho acquistato da Amazon, e queste sono le caratteristiche: da 0 a 1000 parti per milione, risoluzione di una parte per milione, 10% di precisione, va bene direi. Ha un allarme sonoro e di vibrazione, e queste sono le temperature di funzionamento. E è un sensore molto usato, l'ho visto in un sacco di video YouTube. Qui c'è una descrizione, è abbastanza facile da usare. Qua ci sono delle istruzioni che noi non leggeremo, ed eccolo qua. Direi che è bellino, un display LCD, qua c'è il sensore. Qua si può mettere alla cintura, e qua si mettono le pile che non sono in dotazione, quindi dovremo mettere le pile, e mettiamo le pile con una mano, perché non sto usando il treppiede. E vediamo un po' che cosa succede. Oh, si è già acceso lui, bene. A quanto pare lui fa la calibrazione, che dura circa 2 minuti, e quindi lo lasciamo accendersi. Bene, lui si è acceso, sta rivelando zero, perché non c'è monossido di carbonio in questa stanza completamente chiusa adesso e sigillata, con il Vevor che è acceso da... diciamo da 6 ore, e prima era sparato al massimo, adesso l'ho messo al minimo. Vediamo, questo è il tester che si sta spegnendo, la tensione della batteria, vediamo che cosa misura l'uscita dell'aria calda. Ovviamente, dato che la camera di combustione è perfettamente chiusa e sigillata, non misura un bel niente. Vi faccio notare che questo apparecchietto, molto bello, è costato circa una ventina di euro. L'ho preso su Amazon, anche se forse non dovrei dirlo, ma vabbè. E ha la retroilluminazione, che è molto carina, che stranamente, ecco, così si vede. E poi ha Celsius e Fahrenheit. Poi ha questo settaggio del modo Hold, che mantiene l'ultima lettura. Massimo e minimo, non, sinceramente non mi sto ricordando, devo rileggere il manualetto, però non mi interessa, perché a me interessa la lettura adesso, istantanea. E come vedete non c'è assolutamente nessuna emissione. Ecco, il tester si è spento. Vediamo qua vicino ai gas di scarico se per caso ci dovesse essere qualche perdita, ma io non vedo nessuna perdita. Vediamo qua, qui in alto, che ne so, potrebbe uscire da quelle fessure, ma niente. Adesso lo lasciamo acceso un po', però voglio fare un'altra prova. Voglio vedere
voglio vedere una cosa. Una lampada a petrolio. Rialziamo un po' la musica. Proveremo a vedere cosa emette una lampada a petrolio normalissima. Quindi adesso noi la accendiamo. Se ci riesco con una mano. Ecco qua. Bene, vediamo un po' l'emissione di una lampada a petrolio. Emette qualcosina, guardate. Quindi la lampada a petrolio è mortale, attenzione, potreste morire con le lampade a petrolio, si può morire. Vedete? Registra 19 parti per milione, che è sotto i limiti. Ora lui, se non mi sbaglio, suona dopo i 30. Ecco, sta suonando 25, vedete? Allarme! Allarme, la lampada a petrolio! Mio Dio, moriremo tutti! Oddio! Oddio, stiamo crepando! Vediamo, ora la mettiamo qua, un po' distante dalla lampada. Sta scendendo la lettura ed è scesa a zero. Mentre io... Insufflo la lampada a petrolio! Quindi attenzione, questi sono oggetti della morte. Sono veramente oggetti della morte. Non esagerate. Spegniamola e facciamo qualche altro test. Ok, sensore, accendino. Guardate, guardate l'emissione di un accendino. Mio Dio, potremmo morire tutti. E questo è un semplice accendino, eh? Allora, non vorrei bruciare il sensore, però. Guardate, guardate, 18, 20... Errore! La morte! 43, 46, 48! Siamo arrivati a 49! Buttate via tutti gli accendini perché sono oggetti di morte. Presto, buttateli via. Vi faccio notare la stufa. Zero. Ma adesso usciamo fuori e misuriamo il gas di scarico. Adesso per uscire fuori però io stacco l'allarme sonoro. Se riesco a capire come si fa, ecco così. E andiamo fuori, fa un freddo boia, è prevista neve oggi. Vediamo se riesco a misurare i gas di scarico. Sui gas di scarico sicuramente troveremo qualcosa. Ma non ci arrivo là sopra. Vediamo. Questi sono i gas di scarico. Uno. Leggo uno. Vedete? 19, 18, 16, ok. 17, 16. 16, 17, 20, 23, ok, 25. Ma glielo sto proprio ficcando dentro. Ecco. E questa è l'emissione dei gas di scarico. Siamo tornati dentro. E adesso la stufa la sparo al massimo perché c'è freddo. E adesso noi avremo il rumore della ventola. E io continuo a misurare zero, come potete vedere, all'interno, con questo tubo nemmeno stretto qua,
con le giunzioni fatte in quel modo lì che vanno fuori. E la misura è zero, capite? È zero. Ora ho sparato al massimo, vediamo se da qua esce qualcosa. Io spero di sì, perché non è possibile. E io ho zero. Potrà salire un po' adesso, ma niente. Insomma, se non basta questo a convincervi della sicurezza di questo apparecchio, io non so cos'altro fare. Stufa al massimo da un po' di tempo. Come vedete, il nulla. Io non so cos'altro dirvi. Le emissioni direttamente sulla bocca del gas di scarico mi davano una lettura di circa 25 al massimo. Ha suonato per un attimo l'allarme a 25. E io vorrei ricordarvi che un semplice accendino porta le emissioni a quasi 40-45, ora non mi ricordo, andate a rivedere il video. Quindi mi raccomando, con questi accendini voi potreste morire con gli accendini. E adesso un altro test, vediamo che cosa emette come CO2 una sigaretta fumata da qui presente nostro caro amico Ruggero. Salve! Ecco, sigaretta e contro sigaretta, e vediamo, soffia pure. Oh, potremmo morire tutti! Oddio, la morte! Un tiro di sigaretta, rifallo per favore, vorrei che si veda il valore. No, soffialo bello forte. Cioè, siamo a 150, 160 quasi. Potremmo veramente morire tutti! Tutti morti, tutti con questa stufa, morti! Una vecchia stufa a legna. Vediamo. Non vedo emissioni. Stufa a legna sicura, appena accesa, quindi neanche in combustione, in temperatura. Interessante, né vero? Direi che la stufa a legna è ok. Una stufa a gas. Vediamo una stufa a gas che tutti noi abbiamo in casa, che usiamo quando c'è freddo, se non abbiamo riscaldamenti centralizzati nelle case vecchie. Sembra a posto. Vediamo cosa ci dice il sensore. Oh, guardate un po' del pericolosissimo monossido di carbonio dalla stufa a gas. È veramente atroce. È un pericolo orrendo. Una cosa orribile. È orripilante. Gettate via tutte le stufe a gas perché producono la morte. La morte subitanea. Gettatele. Locale in ristrutturazione con stufa a cherosene Zibro giapponese. Vediamo un po'.
Che cosa leggiamo all'uscita del bruciatore? Ecco qua, il bruciatore sta mandando l'aria calda proprio sul sensore, vedete è acceso. E io incredibilmente dall'uscita di questa stufa a cherosene non leggo nulla. E la cosa mi stupefà. Sono stupefatto di questa stufa. Vediamo più in alto, ma niente. Cioè è incredibile questa stufa a cherosene, ha un'efficienza totale. Zero monossido di carbonio. Qua sta uscendo un'aria calda pazzesca, per cui non riesco a avvicinarmi più di tanto. Ma veramente... monossido di carbonio dalla stufa Zibro, zero. Incredibile. Piove, c'è freddo, è il momento di fare un buon tè. Ecco qua. Per fare un buon tè innanzitutto la sicurezza. Oh, guardate un po'. Oddio, potremmo morire tutti. Il monossido di carbonio. Stiamo per crepare. Presto, andate a gettare via le vostre cucine a gas. Gettatele. Gettatele tutte via. Vediamo cosa succede se accendo questo che è più grande, però per accenderlo ho bisogno del fuoco. Con una mano sola mi sa che non ci riesco. Ok. Vediamo. Il tè lo metto qui perché così facciamo prima. La morte! La morte! La cucina a gas è la morte! La morte nera! Oddio, moriremo tutti! Aiuto! Guardate quanto sale! Eppure ci cucinate in casa, vero? Ma potreste morire! Ricordatevi! La morte nera! Insomma, lo scopo di questo video è abbastanza chiaro ormai. Riguarda la sicurezza di questo oggetto. Il monossido di carbonio. Ho visto decine di video sul pericolo del monossido di carbonio su queste macchine della morte. La gente muore a causa di queste macchine. Bene, ora io non dico che sono tutte delle grandissime stronzate. È giusto preoccuparsi del monossido di carbonio, però è anche giusto capire che questa è una macchina fatta in un certo modo, è completamente sigillata. L'aria che viene riscaldata nell'ambiente entra da qui, passa sulla parte esterna del bruciatore che è sigillato ed esce da qui. Bella calda. Ciò che brucia, l'aria di combustione entra da qui, brucia all'interno della camera sigillata ed esce dal tubo di scarico e va fuori.
Ora, il bruciatore è estremamente efficiente, è veramente una cosa incredibile, perché anche all'esterno, infilando questo nello scarico, il massimo che ho letto è circa 20-25 parti per milione. Da quello che avete visto, ci sono ben altre cose di cui preoccuparsi. Sì, fate attenzione, certo dovete mettere il tubo di scarico fuori, bla bla bla, però da qui a dire che questo è un apparecchio che può produrre la morte, la gente si può morire, io veramente ho visto dei video che, vabbè, lasciamo perdere. Il succo del discorso è, ok, la sicurezza, fate attenzione a quello che fate, siate sempre prudenti, però cazzo, non esageriamo. Grazie per avermi ascoltato, andate a controllare i link in descrizione, perché potete trovare questo oggetto e tanti altri simili tramite un link personale che la Vevor mi ha dato, e quindi potete prenderli lì e in questo modo aiutare il canale, e ci sono anche un paio di codici di sconto, quindi andate a dare un'occhiata, se non volete non fatelo, e va bene così, va bene lo stesso, grazie.